Lo scorso mercoledì 20 marzo gli studenti dell'Istituto Comprensivo Gino Rossi Vairo di Agropoli hanno partecipato per il secondo anno consecutivo al progetto Europa in Canto con la rappresentazione dell'opera Turandot di Puccini presso il teatro più antico d'Europa, il San Carlo di Napoli. Soddisfatte le insegnanti e il dirigente scolastico che hanno accompagnato i ragazzi durante tutte le fasi del progetto. Lo spettacolo in teatro ha rappresentato solo la fase conclusiva del format ideato da Europa in Canto, che mira ad appassionare le nuove generazioni all'opera lirica con un coinvolgimento diretto di scuole, famiglie e teatri. Il progetto è stato articolato in seminari, incontri e laboratori per studenti e docenti, studiati e progettati per scoprire e conoscere vita, opere, curiosità, personaggi, trama e arie dell'opera scelta, coadiuvati dall'ausilio di un libro didattico e di un DVD, ma anche della presenza dei maestri del San Carlo direttamente nella scuola Gino Rossi Vairo. È stata un'esperienza meravigliosa. Lo scorso anno fu bellissimo, ma quest'anno il successo si è quadruplicato, anche perché si sono raddoppiati i partecipanti, e quindi non è stato solo un fatto culturale per i bambini, per i genitori, ma anche per i nonni, fratelli e zii, perché abbiamo portato al San Carlo oggi un gruppo di Agropoli di 500 persone e 50 da Giungano, tra bambini, nonni e genitori. Sono stati stupendi, eccezionali, veramente si sono comportati benissimo, hanno partecipato attivamente, ma soprattutto, possiamo dirlo musicalmente, sono stati intonatissimi e seguivano la direzione del direttore d'orchestra e del direttore del coro. Secondo anno che partecipiamo a questa esperienza e ancora una volta siamo consapevoli della forza, dell'importanza della musica nell'educazione dei giovani. È stata un'esperienza, quella di oggi, meravigliosa, coinvolgente, emozionante e commovente. Veramente i ragazzi sono stati bravissimi, hanno cantato con senso di professionalità, hanno dimostrato di aver saputo rispettare le regole e di rispettare questo che è considerato il tempio proprio della musica. Sono stati bravi, sono stati tutti bravi, si sono comportati bene prima di tutto, hanno cantato bene e hanno fatto tutto ciò che chiedeva la formatrice che è venuta anche da noi nei giorni scorsi. Il progetto è cominciato a metà novembre, noi insegnanti abbiamo fatto formazione, siamo venuti qua al San Carlo, abbiamo fatto diversi incontri qui a San Carlo per coordinarci, poi abbiamo lavorato in classe, alla fine invece sono venuti dei formatori dal San Carlo per vedere come, ecco, il tutto andava e per darci gli ultimi suggerimenti, dopodiché ci siamo rincontrati qui in teatro per la rappresentazione di oggi.